Attenzione, in questa nuova stagione dell'interrogazione gli ospiti non verranno soltanto offesi. Sarebbe stato troppo facile per loro prepararsi a dovere. L'obiettivo sarà farvi vivere una delle esperienze più imbarazzanti della loro vita. E se il contenuto vi disturba, continuate a guardare. Il microfono c'è a posto. 100% verità. Okay. Devi essere sincero in questa intervista perché qua facciamo solo verità. 100%. Vai ragazzi, capito? Guardatemi. Vai, facciamo foto. L'hai fatta? Ok. L'hai fatta. Bella. Okay. No, è sincero perché no, deve essere. Ci deve essere comunque sempre quella sincerità che. Sigla. L'interrogazione. Ma bro, è sempre lui. Gabriele. Benvenuti all'interrogazione, l'unico programma in cui a fare le domande sono io. Oggi voglio dirlo subito, la nostra regia, quindi voi sarete messi a dura prova per far stare nella stessa inquadratura un gigante di YouTube e uno YouTuber gigante. Indovinate chi è uno e indovinate chi è l'altro. Ale della Giusta. Ciao. La nostra band c'è, non so se li conosci, loro si chiamano... Volete dirlo voi, sì. Noi siamo i Sexy Chocolate. Sexy Chocolate, perché... Secondo te perché? Perché sono sexy sicuramente. E perché mangeranno cioccolato. Ah, perché il vostro cibo... Stai attento a quello che il vostro... Con lui comunque, tu non esisti. Il vostro cibo preferito... Chiedi se il loro cibo preferito è il cioccolato, perché secondo me è quello il motivo. Il vostro cibo preferito? Qual è? Andiamo avanti, voglio metterti a tuo agio, okay. Prima non lo facevo, adesso okay. Sì, voglio mettere a proprio agio le persone, fai come se fossi a casa tua, okay. Davvero però, questa frase la dicono un po' tutti, no? E quindi io voglio farti proprio sentire a casa, ci abbiamo un paio di giabbatte, babbucce, quelle che ci abbiamo. Oh, bello. Sì, vai, non entra, non ti preoccupare. Mi stanno? Sono usate queste qua, no? Sì. Metti i piedi sul tavolo. Ho dei calzetti brutti, pensavo che non sarebbe capitato. Ma ce l'hai bucate? No. C'è l'allucione che esce di fuori? No. Non so se vuoi metterli sul piede, sul tavolo, i piedi sul tavolo. Stai parlando troppo, parli troppo. Vado alle domande? Sì, vado alle domande. Vai, veloce. Bello così. Tu sei totalmente folle nelle cose che fai? Sì. Mi hai buttato giù dal letto per cercare una ragazza in un manicomio abbandonato, adesso lo raccontiamo. Tu sei stato indagato dalla polizia, anzi nessuno dai servizi segreti probabilmente. Sì? Sì? No, boh, non so. Nessuno lo sa? No. Per spionaggio? Anche. Avevo girato un video in cui andavo in tutti i fast food del Friuli. Scusa un attimo, mi è arrivato un messaggio. Fai pure. No, scusa un attimo. Prego. La professionalità è il primo posto, vero, eh? No, scusa un attimo. Minchia, ha un rilascio assurdo. Ah, no, mi ha chiamato l'altro ospite, è più importante di lui, dobbiamo rispondere. No, perché, vabbè, di lui non ce ne frega un cazzo, ma di quello là sì, è importante. Dicevi? No, perché è una cosa molto interessante. Praticamente ho scoperto che c'era un Subway in Friuli che nessuno sapeva esistesse. Okay. Ho chiamato, mi hanno risposto in inglese. Ovviamente era strano che parlassero in inglese in Italia. E mi hanno detto che non potevano dirmi dove fosse il posto. Ovviamente volevo scoprire dov'era. E allora sono andato al di fuori di un'area militare statunitense e ho provato. Quindi sei entrato in una base segreta americana? Sì. E per cosa ti hanno indagato? Spionaggio? Quanti anni di carcere prendevi? Da 8 a 13. Da 8 a 13? Sì, ma non è che mi vanto di questa cosa, è stata una scelta... A me sembra che si stia vantando, posso? No, non puoi. No? No. Non si sta vantando, no. Però è finito tutto, non rischio più niente, da poco. Gabriele! E Asia Valente, nostra incredibile professoressa, come possiamo chiamarti? Io mi vergogno a chiamarti perché tu sei troppo superiore a me, quindi essendo tu una persona intelligentissima con tutta questa cultura, io ho paura anche a rivolgerti la parola. Influenzo, mi occupo, guardo i profili Instagram, giudico un po'. Influenzi tu? Sì. Quindi hai sicuramente un consiglio per il nostro Ale della Giusta. Ma tu lo conosci lui? No, non ti conosco. Non sai proprio chi è. Cosa fai? Vedo chi fai paracadutismo, bungee jumping. Ho fatto. Sei un estremista.
De che? Dipende. E boh, estremo. Sei un monumento, sei altissimo. Grazie. Hai un consiglio per un il gigante, male. Un gigante. Un consiglio da dargli. Sì, esatto. Scrivimi in DM. Ok. Grazie. Perfetto. Grazie alla nostra Asia Valente, professoressa di esperta di cosa? Di tutto, di influencering. Yeah. Ale, la tua carriera è iniziata col basket, sì. Giusto? Hai dato una svolta alla tua vita grazie ai video su YouTube. Sì. Quanti anni ci hai messo a capire che facevi schifo in quello sport? Una decina. Cioè, hai giocato 10 anni prima di dire... No, forse di più, tipo dall'asilo fino alle superiori, non so quanti anni siano. Si va più a letto con le proprie fan facendo lo youtuber o giocando a basket? Io appunto basket non è che ho potuto avere molte... E anche facendo lo youtuber non è che ho avuto molte, perché sono stato impegnato per molto tempo. Tu a giocare a basket sei forte, vero? Eh? Bro, basta. Bowling! Quindi adesso vai molto spesso a letto con le tue fan? No. Cioè ti capita? No, non ancora. Ti è mai capitata un'occasione che tu non hai colto? Per esempio una fan che non lo so... nuda sul letto e tu hai detto forse non mi va di farlo? No. A te? No. Ok, è una situazione un che po' strana. Ma se ti capitasse lo faresti? Cosa? Una relazione, si può dire sesso? Si può dire una relazione di sesso? Dipende dalla persona. Ale Della Giusta è uno che rifiuta le proprie fan, ecco, quindi sono affermazioni parecchio pesante. Dure, parole importanti. Ne ho pochissime donne, tra l'altro, quindi se ci sono delle donne che vogliono iniziare a seguirmi è un appello. Ho visto parecchie volte delle donne nei tuoi video, non ci sei sì. Mai andato a letto insieme? Dipende da... Ah, quindi qualcuna... sì. Attaccandomi a questo discorso, perché della tua vita privata si sa così poco? Sei molto geloso, no? Non lo so, in realtà non c'è un motivo specifico, semplicemente non, anche della tua, si sa poco, no? Perché della tua non si sa molto? Tazzate ragazzi, il gioco che? Delle tazzate. Ah, è partito. Tazzate. Niente, dobbiamo fare sti giochi ogni tanto perché... Bello, mi piace. Hanno detto copiamo i late show americani, copiamoli okay. Bene. Si dice late show. Late. Yeah, late. Ok. Allora, caro Ale, oggi abbiamo preparato un intruglio misterioso, molto misterioso, e tu dovrai dirci quali sono appunto gli ingredienti che la compongono. Puoi assaggiare se vuoi. In premio c'è una serata insieme ai nostri amiconi, perché sono i nostri amiconi, wow. Sexy Chocolate. Sono due ragazzi fantastici, tra l'altro, ci tengo a sottolinearlo sempre. Ma ci sono degli oggetti terribili dentro. Sicuramente c'è birra. Ok, quindi il primo è birra, secondo birra te. Birra 100%. Birra, c'è la birra? Sì. C'è la birra, sì. Ok, non capisco niente, qualcosa che c'entra col caffè perché vedo la schiuma. Sto cercando di mordicchiare i pezzettini. Entro oggi. È difficilissimo. Sì. Sono... Abbiamo un tempo in cui poi ce ne deve andare, no? Caffè sarà. Caffè? C'è del caffè? Sì. Caffè, birra, caffè. Meraviglioso, hai trovato un nuovo... E i pezzettini, non capisco, non sono biscotti? Non sono biscotti, non sono biscotti. Che cazzo, era tipo un po' nervosa la cosa. Come? Cioè, aveva un po' di nervo, tipo. Come? Non so, era... C'è nervo? No, è no, no. È spezzettato un umano, che no, cazzo nel come... Niente, non ha vinto il nostro premio, il nostro esclusivo premio, tra l'altro questi due ragazzi meravigliosi. Mi abbassi un attimo. Devi berlo però, bro. Posso andare avanti? Devi. Prima di andare avanti. Non hai bevuto. Io avevo detto non facciamo sto gioco. È buono, nano? È buono? Lui o io, nano? Lui. Ah, ok. È buono, nano? Senti, parliamo un po' delle cose belle della tua vita. Vai. I fallimenti. Sei stato escluso da Pechino Express, lo Vero. So perché l'hai pubblicato su Instagram. Hai taggato Giulia Paglianiti e Anna Giati nelle tue storie. Loro hanno preso il tuo posto, so.
Sì. Hanno preso il posto che dovevi ricoprire era, tu. Era no? lì e potevo prenderlo noi. A te hanno escluso e hanno preso loro. Sì. sì. Cioè, sì. tu non partecipi, loro sì. Stanno partecipando ora, tra Stanno partecipando sì. ora. E io invece sono qua, pensa. Vedi, mi è andata meglio. Te la sei un po' sentita questa cosa qua? No. Avrei preferito farlo. L'hai taggata perché? Cioè, un po'... Un po' così, per mettere un po' di brio. È una cosa che mi dà fastidio. Nessuno in Italia gli piace fare un po' di discussioni, ma cose così. Ma infatti sei qua per dire la verità. Ok, questa è una cosa che mi fa schifo. Tipo Drake e Kanye West si sono insultati in piena per promuovere entrambi i loro progetti. E ci hanno Ma ci vogliamo e mandare Italia... a fanculo? No, perché... Dai, no, fanculo così. No, perché io sì, te ma ci va a fanculo, sì, no, dai. No, sì, no, mandiamoci a fanculo. No. Te non ti mando a fanculo. Io ti voglio mandare a fanculo. Posso mandarti a fanculo? Non voglio sembrare arrogante, ma se io dicessi sono il miglior youtuber in Italia, okay. è raro che, cioè non credo che qualcuno si metterebbe a discutere con me di questa cosa, anche se, cioè nel senso, lo perché non lo sei? Io penso di esserlo. Io ogni tanto ci ho provato con qualcuno, però se la sono tutti presa e quindi non è divertente. Però se ci fosse un po' di punzecchiamento, anche con loro, cavolo, l'ho buttata lì, morta. Nessuno mi ha detto niente. Senti, nella tua carriera, possiamo chiamarla così? Io mi vergognerei per chi ha una carriera vera. Esatto. Hai affrontato missioni incredibili, tra cui trovare una ragazza scomparsa insieme a me, purtroppo, mi hai coinvolto in questa cosa. Io me la sono fatta sotto alla paura. Tu invece alle 3 di notte sei entrato lì nel manicomio abbandonato e sei andato. Te lo ricordi? Sì. C'abbiamo un video? Sì. Boh. Adesso ci stanno aspettando i carabinieri. Ma io mi cago addosso. Cazzo, Ale, aspetta, eh. Aspetta. Stammi vicino che io mi cago addosso. Carabinieri. Se mai vi chiamerà Ale della Giusta alle 6 di mattina per dirvi scendi, non lo fate, chiudete il telefono. Io non sono assolutamente una persona vendicativa, no, non voglio assolutamente tornarti questo grande favore che mi hai fatto, no? Di svegliarmi alle 3 di notte, portarmi in un manicomio abbandonato. Voglio farti fare una cosa in cui ti sentirai a tuo agio, assolutamente. Okay. Ecco, noi qui all'interrogazione, possiamo dirlo perché io sono orgoglioso di questa cosa, sfidiamo tutti i pregiudizi. Siamo un programma assolutamente inclusivo, come si può vedere dalla nostra band, sono due ragazzi meravigliosi. Sempre le solite storie fatte. Sono due ragazzi fantastici, io gli voglio un sacco di bene. Io no. E caro Ale, in questo periodo in cui noi maschi veniamo accusati di mascolinità tossica, vogliamo dare uno schiaffo ai pregiudizi. Infatti abbiamo questi meravigliosi tacchi che sono 46, tu hai il 46, no? Me l'hai detto l'altro giorno. Visto che volevo sei senza... dirti un numero sbagliato per rovinare un po'. Ok, però... sei senza scarpe adesso, puoi indossarli? Posso indossarli. Meraviglioso, siamo il programma più inclusivo d'Italia. Infatti. Poi è una cosa normalissima, no? Infatti. È una cosa normalissima, ma noi vogliamo bene a tutti. Ma bisogna togliersi i calzetti? Ah, vedi come. Minchia, ma fa male. Mamma, mi ammazzo. Come fa cazzo si fa a stare su sta roba in piedi? Sì, sì. Non ci abbiamo assicurazione, se ti fai male, sono cazzi tuoi, eh. Difficilissimo. No, boh, no, in realtà no. Ma fa malissimo non ai puoi alle dita. No, no, no. Senti, ritorniamo un attimo seri. Perché voglio chiederti... Non era serio questo discorso sull'inclusione? Molto serio. No, allora... ho visto te un po' sorridere, allora ho detto ritorniamo un attimo seri, ah, no? Ah, okay. È colpa mia. Volevo portarti un attimo sulla serietà. Ok, scusa. Hai progetti per il futuro? No. È mai successo che qualcuno dice no? Sì, però io proprio zero. Grazie a tutti, grazie ad Asia, grazie alla nostra band meravigliosa. Questa era l'interrogazione. Ciao Ale. Ladies and gentlemen, avete visto l'interrogazione con Vagnato ogni domenica alle ore 12. This shit is crazy, man.